Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so voi, ma io ho passato una settimana veramente pessima, piena zeppa di rogne, sfighe e chi più ne ha più ne metta. E giustamente voi direte, Lon, dov'è la novità? Ragazzi, ci avete ragione. Pertanto, facciamoci una bella veloce reaction, ridiamo a crepapelle e soprattutto godiamo senza il benché minimo rispetto guardando foto di genti che hanno avuto una giornata nettamente peggiore di quella del telone. Vi ricordo ovviamente di farmi sapere nei commenti chi, secondo voi, è stato effettivamente quello più sfigato o anche quello più cretino, perché a volte siamo artefici del nostro stesso destino. Prima di iniziare con l'episodio odierno c'è un piccolo stacco pubblicitario. Potrebbe interessarvi, gente, se siete alla ricerca di un computer da gaming ma costa troppo, potrebbe essere una valida soluzione alternativa. E se vi dicessi che potete avere un potente PC da gaming sempre con voi, in qualunque momento e accessibile da qualunque dispositivo? Beh, lasciate che vi presenti Shadow, un servizio di cloud computing. Tutto quello che si può fare su un PC classico può essere realizzato su un PC Shadow. Navigare, giocare o utilizzare dei software che richiedono molte risorse, come i software di editing video o rendering. Si può fare tutto con Shadow senza bisogno di comprarsi un PC performante. Shadow è compatibile con tutti i giochi, a prescindere dal marketplace e tutti i software, Photoshop, Blender, Office e via dicendo, che girano ovviamente su un PC Windows 10 fisico. Ed il bello è che si può accedere al proprio PC Shadow da praticamente qualsiasi dispositivo, inclusi quelli che già possedete, uno smartphone, un tablet, un vecchio PC, un Mac nuovo, e tutto ciò grazie ad applicazioni facili da usare. Sarà come essere realmente davanti ad un potente PC da gaming. È consigliabile avere una connessione che garantisca almeno 15 megabit al fine di usufruire del servizio senza lag, sia essa da un router casalingo o dal vostro smartphone. Shadow inoltre supporta gli schermi multipli e quelli distanti. La configurazione di base, disponibile a 29,99€ al mese, vi garantisce una CPU Intel Xeon da 3.5 GHz o equivalente, una scheda video GeForce GTX 1080 o equivalente, 12 GB di RAM e un SSD da 256 GB. E se volete ancora più performance, Shadow mette a vostra disposizione l'opzione Power, che dà accesso a una potente configurazione ottimizzata per il ray tracing grazie a una scheda video grafica RTX 3070 o equivalente, con un supplemento di 14,99€ al mese. Questo vi permetterà di usare tutti i giochi recenti senza problemi. Nel video che avete visto, sto provando Shadow sia col potente Crysis Remastered che con Spider-Man Remastered e i risultati, beh, parlano da soli. Shadow funziona con molti tipi di periferiche, controller, mouse, tastiere, tavolette grafiche e via dicendo, e si possono scaricare o caricare dei contenuti molto velocemente dal momento che il PC Shadow dispone di una connessione gigabit. Quindi, cosa state aspettando? Cliccate sul link in descrizione per provare anche voi un potente PC da gaming e lavoro che avrete sempre con voi. Ammetto, da bambino non sono mai stato tanto spericolato. Per fortuna nella mia vita non mi sono mai rotto nulla, mi sono fatto male diverse volte, ma ho la vaga impressione che questa tenera e docile bambina stia per capire quanto la gravità sia una grandissima bastarda. Bambina, dallo scivolo, come dice la parola stessa, si scivola. Non è un trampolino che ti devi buttare. Ok, la sabbia tutti c'è il colpo, ma mi sa che qualcuno si sta per giocare gli incisivi. Medico, presto! Oh, ci sono addirittura dei video, non mi capita mai. No, signorina, non tocchi, l'ho provato anch'io, fa malissimo. No, dove è andata? Au, fa male tutto. No, ma dai, oltre al danno la beffa, signorina. Un'altra che si è distrutta, gli incisivi. No, ragazzi, non avete idea quei cosi elettrici quanto facciano male. Passano 12 volt normalmente. Ma puzzona ladra. Mi ha fatto male il braccio per 2 ore l'ultima volta. Ok, metto le mani avanti. Ricordatevi che sto per criticare la persona, non il genere sessuale. Ovvero non è una critica alla donna, ma è una critica alla Kardashian. E la didascalia dice: se pensi di essere stupido, ricordati che Kim Kardashian ha giocato a un tavolo di poker da professionisti indossando degli occhiali che riflettono completamente tutto quello che hanno davanti. Pertanto qualunque pirla è riuscito a vedere le sue carte. Signorina, dai, ho capito che si dice faccia da poker, ma lei c'ha la faccia da pirla e gli occhiali da doppiamente pirla. Ma non si può, ma dai. È vero che sta gente è ricca, non è necessariamente intelligente. Incredibile ma vero, ma anche YouTube sa essere comico ed ironico. Incredibile, bravo algoritmo. Abbiamo una miniatura classica con la scrittina, ovviamente una miniatura di Squid Game. Il testo dice: ma tutto questo è legale? Mentre c'è il tizio che porta via un cadavere lasciando una scia di sangue. E sotto di esso c'è un altro video di un'altra persona che non è collegato al primo, che dice: no, ovviamente no, tu stupido idiota.
Grazie di aver risposto. Ci siamo risparmiati 14 minuti di video. Ai 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 ai. Abbiamo un pirla con una motosega. Non dovrebbe esserci nulla di violento. Voglio giustamente controllare. Porcaccia la miseriaccia. Allora, voleva tagliare un filo o qualcosa e ha usato una motosega che giustamente è tornata indietro di colpo. Ma va che sta gente è fuori di testa. Porca... No, vi giuro, mi viene ansia a rivedere sta cocchio di... sto cocchio di video. Sto tizio è vivo per miracolo, siamo onesti. Signorina, io capisco tutto, però lei ha un pochettino esagerato, eh. Non è un giudizio necessariamente negativo. Ma porco cane, ho capito che è difficile trovare se stessi, ma certa gente va... prende proprio la strada più panoramica e lunga possibile. La signorina dice: penso di essere nata nel paese sbagliato. Dovrei invece vivere in Giappone, dove mi accetterebbero per quello che sono. Signorina, questo succede negli anime. Per quello che mi ricordo, comunque la cultura asiatica tende a giudicare forse un attimino di più. Prendete con le pinze quello che dico, perché non ho una conoscenza diretta. Ma spesso, sì, soprattutto Giappone, Cina e via dicendo, si tende a mantenere un aspetto fisico, l'abbigliamento e via dicendo, molto più consono e rispettoso rispetto a tanti altri paesi occidentali. Se lei andasse in giro così, non penso che in Giappone la situazione sarebbe molto differente. Poi mi sbaglierò, eh. Oh no, ragazzino con i trampoli, cosa potrebbe mai andare... Oh mio Dio, ragazzino con i trampoli e veduto a Pirulan. Non farlo, non fa... Cosa ti aspettavi che sarebbe accaduto? Cioè, non si è fatto nulla. Cioè, lui voleva andare su un tapirulan già in movimento con dei trampoli. Ma te sei pirla. Ma porco cane, ma i tuoi genitori non dovevano essere delle cime, santo cielo. Dai, per favore. Signori, io non dico nulla perché non c'ho la patente. Ma pure il telone capisce che... Non lo so, avere un carico un po' eccessivo lungo quanto la... La lunghezza stessa dell'auto violi molto probabilmente il codice della strada. Oltre al fatto che probabilmente stai facendo fuori le sospensioni. Cioè, se becchi una cunetta o qualcosa, il paraurti te lo giochi. Ma io ti cavola la patente. Ma io prendo il tronco e te lo metto... lasciamo stare che è meglio. Signore, avanti. Ma... Ah, però ho messo il coso rosso dietro, così lo si nota meglio. Beh, certo, voglio vedere quest'auto che passa un incrocio. Cosa potrebbe mai andare storto? Ok, questa non la dobbiamo neanche vedere per capire se è la classica persona che si mette a camminare sulle... Non le scale mobili, quelle orizzontali, passatemi il termine, ma le prende al contrario. Che poi sono praticissime, queste qua me le ricordo al Games Week. Però sì, più di qualcuno prova ad affrontarla al contrario. Cioè, ho provato anch'io una volta, non dico di no. Ma dopo 10 secondi i miei neuroni si sono riattivati. Poi non sono più ripartiti, ma vabbè, dettagli. Oh, ma dai, ma quanto sei pirla. Cioè, ok che erano di notte, ma sembra proprio che i poliziotti siano rimasti 45 minuti a cercare di catturare una tigre che si trovava in un giardinetto pubblico o altro, per poi capire, dopo, ribadisco, 45 minuti, che era una tigre giocattolo, era un pupazzetto, un peluche. Ayo! Cioè, scusate, ma come... Ok, molto realistica, non dico di no. Immaginate la figura di M. Quanto pirla ti devi essere sentito dopo? Ok, non riesco a dedurre cosa possa accadere. Credo che sia tipo una sala giochi o altro. Vediamo un po', signorina. Oh! Si è presa una spadata in testa? Con quei cocchio di cellulari, avanti. C'è il tizio che si sta esibendo. Che giornata di M per la signora. Poretto, anche lui non c'ha colpa però. Oh no, questa non può finire bene. Il tizio vuole, già lo deduco, vuole entrare nei pantaloni facendo un salto e ha legato il tutto ai mobili a lato, che peraltro sono dei Kallax dell'IKEA, non vorrei dire una boiata. No, 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 no. Per dover di cronaca, tutti i mobili IKEA andrebbero fissati alle pareti. C'è scritto sul manualetto, dovreste farlo. Ma dai, ciccio, il bello che ha la maglietta della NASA. Porco cane, i tuoi neuroni sono rimasti nello spazio, mi sa, eh. Ah, si è fatto anche male, porca boiazza. Però te la sei meritata tantissimo. Cosa non si fa per le views, gente? Cosa non si fa per le views? Sì, gente, cosa non si fa per le views? Perché? Perché? Qualcuno mi spieghi perché? Il bello è che sta gente si sente figa. Cioè, no, no, assolutamente no. Ora, io capisco che non tutti siamo dei geni per quanto riguarda la tecnologia. Sto tizio è andato alla partita ed è tipo mezz'ora che sta cercando di fare delle riprese foto e via dicendo. Ma ogni volta la schermata è nera.
Volete sapere perché la schermata è nera? Perché il tizio ha una di quelle cover, quelle che si aprono tipo a libro e via dicendo. Quindi, avendola aperta, ora si trova dietro coprendo la fotocamera. Maronnissime, io non ho veramente parole. Signore, avanti. Un altro che i neuroni gli sono andati in cassa integrazione, eh. Ah, per inciso, questi non sono video, ma sono tecnicamente delle GIF, quindi sono a bassissima risoluzione, gente, mi dispiace. Allora, tizio con cellulare in mano, più direi friggitrice, perché quelle sono delle ciambelle sicuramente. Cosa potrebbe mai andare storto? Oh, ci ha messo la mano dentro! Ci ha messo la mano dentro la maledetta friggitrice! Ma sei scemo! Ciao cellulare! No, scusa, non penso che il cellulare sia sopravvissuto a una friggitrice. Ora, le patatine sono a 190 gradi, ma le ciambelle quanto sarà? 140, 150? Non lo so. Non cucino ciambelle, per quanto mi è venuta voglia di mangiarne una. Non penso che il cellulare sia sopravvissuto e il tizio si è fatto male. Non ho mai messo la mano nell'olio bollente. Ma porcaccia la miseria. Lascia il cellulare, abbandona ogni speranza. Domanda da un milione di dollari. Salire sarà più facile che scendere, io la butto là. Come? Poi ti stupisci della gente che si fa male. Oltre al fatto che tecnicamente stai deturpando delle colonne, e voglio dire, sono monumenti storici, presumo? Non lo so, ci avranno sicuramente qualche secolo. Tutto per fare una foto e finire online. Gente, non fate boiate. Cercate di andare online perché avete fatto qualcosa di bello, avete aiutato qualcuno, che cocchio ne so. Oh no. Questa mi pare di averla già vista. C'è il tizio che sta arrivando dopo essere uscito dal fast food e sicuramente gli suoneranno il clacson. Vediamo un po', no, è la tizia. No, signorina, signori! Ok, mi ero sbagliato. Non c'è stato bisogno del clacson. La signorina si è dimenticata della forza di gravità. Dai. Perché? Perché dovete riconfermare i luoghi comuni sulle bionde? Non ho nulla contro le bionde, siete bellissime donne. Però dai, ma dai, se può vedere sta roba. Allora, so dove andrà a parare. Ho rotto le scatole una volta a delle tartarughe abbastanza grandine e mi hanno mozzicato un dito. La tartaruga è lenta, ma mozzica. Oddio, oddio, no, che fa? Che schifo! Ma che fai? Ai. No, porca puzzona, la lingua non me l'aspettavo. Questo fa male. Ok, non è che ti sei fatto male, ma sicuro domani mattina c'hai la lingua un attimino gonfia. Perché ti sei messo a sbaciucchiare le tartarughe? Tutto per finire online, gente. Evitate. Siamo onesti. Da quando ci sono i cellulari e soprattutto i social media, YouTube e via dicendo, la gente fa molte più boiate per cercare di diventare famoso. No, rimanete anonimi e evitate di farvi del male, l'ho già detto. Ok, rimaniamo sulle sfighe di base, come ad esempio il tizio che voleva portare a spasso il cane. Se non fosse che gli si è chiusa la porta alle spalle, quindi lui è fuori, il cane è dentro e voi direte, ma apri la porta. Il cretino si è dimenticato le chiavi in casa. Wow. O il cane muore di fame o non lo so nemmeno io. Gente, avanti. Ok, questa è una foto abbastanza bizzarra. È stata scattata da un benzinaio. Qualcuno è partito via con la pompa, quella per gonfiare gli pneumatici. Vedete che si è staccata. E lui la rivorrebbe indietro. Ha detto che è pronto a scambiarla con l'apparecchio coi denti, la dentiera, del tizio che ha commesso il misfatto. Sono sicuro che questi cosi costino parecchio, peraltro. Sono quelli che agganci ai denti posteriori per rimettere gli incisivi senza andare a fare interventi troppo invasivi. Ci sono le prove, c'è il DNA, il criminale ha letteralmente lasciato il DNA. Ma porco cane, come hai fatto a dimenticarti i denti? Ma che sfiga! Questo povero dipendente stava svuotando il cestino della spazzatura che si trova sotto i rotoli del bagno. Il problema qual è? Che mentre si è abbassato, ha erroneamente attivato il sensore del dispenser del sapone che gli ha schizzato addosso. Ha detto, lo sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, ho evitato il disastro per talmente tanto tempo. Alla fine il dispenser è riuscito a reclamare la mia testa. È un attimino ambigua come scena, facciamo finta di nulla che è meglio. Oh mio Dio, per un secondo, ve lo giuro, ho pensato che un ragno fosse rimasto schiacciato in un rotolo di carta igienica. Invece, la signorina in questione ha disegnato un finto ragno sulla carta igienica per cercare di fare uno scherzone al fidanzato che a quanto pare è aracnofobico. Il problema è che quando è tornata a casa la sera se n'era dimenticata e si è jumpscherata da sola mentre faceva la numero 2. Ah, adoro il karma, è qualcosa di incredibile ogni tanto. Ok, questo è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Praticamente
Il tizio in questione ieri sera ha appoggiato la scopa alla macchina. Stamattina è partito senza rimuoverla e quando è ritornato si è accorto che la scopa era ancora lì nella stessa identica posizione. È rimasta congelata! Sì, sicuramente è capitato o in Canada o in Russia, non lo so nemmeno io. Bellissima sta foto, sembra quasi un fotomontaggio. Ah, ma vedo che la gente non c'ha culo con il ghiaccio e via dicendo. Questo è quello che succede quando hai il congelatore, quello che fa anche il ghiaccio, e togli il vassoio sotto. Praticamente quando ne ha fatto tanto, lui si blocca in automatico. Se non c'è il vassoio, lui continua a produrne, ma pop una cifra. Praticamente il tizio si è ritrovato 86.000 cubetti di ghiaccio. Pensa che rottura di balle adesso dover ripulire tutto, oltre al fatto quanto t'è costato. Ecco perché non andrò mai e poi mai in Australia. Questo è quello che succede quando per l'appunto vivi in Australia e ti dimentichi di controllare la biancheria intima, le mutande, prima di indossarle. Ora io non so quanta gente vada a controllare che non ci siano animali pericolosi nelle proprie mutande. Cioè, non lo so, controllo che non ci siano animali dentro i guanti che uso per lavorare in giardino. Mi sono trovato una cimice dentro e da allora ho avuto traumi coi guanti. Ma lo scorpione nelle mutande? No. No, e poi no. E poi con gli scorpioni, più sono piccoli, più sono velenosi. Ah, piccoli bastardi. Ma no, ma signore, ma che sfiga, poretto. Il tizio, non so dove lavori, presumo, non lo so, un parco a tema. Non penso che vada abitualmente in giro vestito da pirlone dei Caraibi. Cos'è successo? Non ha avuto tempo di cambiarsi e aveva l'appuntamento dal dentista. Ha detto che in sala d'aspetto lo stanno guardando tutti in maniera proprio torva e storta, ritenendolo uno fuori di testa. Poretto, ma che figura di M. Oh, ma portate un po' di rispetto per i poveri pirloni dei Caraibi. Avanti, gente. Ah ah, beccati. Anche quelli della polizia, a quanto pare, partono con la manichetta lì del benzinaio, lì della pompa di benzina, ancora inserita. Peraltro, come hai fatto a non accorgertene? Cioè, ok, magari lo specchietto retrovisore punta più in alto, ma prima o poi avrai visto che c'era la cocchia di manichetta che esce. Ma che figura di M. Dai, polizia, avanti. Ora che faccio? Chiamo la polizia sulla polizia. Mi stona un attimino. No, vabbè, dai, la faccia della bambina è troppo bella, ma in realtà lei non c'entra nulla. Ha capito che il fratello è un imbecille. Madre ha chiesto a figlio: tesoro, dobbiamo ordinare da Taco Bell, vuoi qualcosa? No, no, madre, non mi va nulla. E all'improvviso si è messo a piangere dopo che è arrivato il cibo, perché si è ricordato, solo in quel momento, che da Taco Bell vendono i taco. Chi l'avrebbe mai detto? Proprio non me lo sarei mai e poi mai aspettato. E a lui i taco non piacciono proprio un sacco. Ma io lo manderei a letto senza cena, ma con un sacco di ceffoni, ma tanti che magari gli riparte il cervello. Aia, questo non è un buon segno. Quando ti chiedono di distribuire i bracciali per sensibilizzare la gente contro l'Alzheimer, ma a quanto pare soffri tu di Alzheimer e ti sei dimenticato di dar via i bracciali durante la manifestazione. Vedi? L'Alzheimer colpisce ancora, chi l'avrebbe mai detto? O forse sono i bracciali che sono maledetti? Non lo so. Aia, mi sa che qualcuno quest'anno non vincerà il premio come genitore dell'anno. Madre, dato che i figli giocavano troppo con le console, ha pensato bene di nascondere i controller, indovinate dove, ma che domande, dentro il forno. E madre è così furba che quando preriscalda il forno, prima di tutto non tira fuori la teglia, ma secondo, non controlla l'interno. Io sono l'unico pirla che ogni volta che accendo il forno controllo. Beh, ma si chiama buonsenso, gente. E ora si chiama devi rispendere un centinaio di euro per un paio di controller PS4. Ecco, questa è sfiga. Quando tuo padre si dimentica di dirti che il giorno dopo vengono gli operai per restaurare e sistemare le scale e tu sei rimasto bloccato al piano di sopra. E finché non hanno finito il lavoro, te lo garantisco, non c'è modo di scendere, anche perché non so se lo notate, ci sono giusto un pochettino di chiodi. Non vedo dove potresti mettere i piedi senza far danni da qualche parte. Quindi il dentro delle scale è fatto così? Me lo sono sempre domandato. In effetti, c'erano le scale a casa dei miei genitori che scricchiolavano. Un fastidio di proporzioni bibliche. Ma potrebbe andare peggio. Potresti essere tranquillamente a bordo del tuo SUV in autostrada e di colpo a 80 all'ora questo è quello che succede. Gli si è sventrato il cofano come? Ma che roba? Ma è possibile una roba del genere? Cioè, tecnicamente sì, se fosse partito normalmente gli si sarebbe sparato sul parabrezza, che è poco ma sicuro. Ma in sto caso addirittura si è piegato su se stesso. Incredibile!
Non so esattamente cosa sia successo, ma a giudicare dal grande rettangolo bianco, posso dedurre che sia caduto un pensile che prima si trovava qui. Sì, questa è sfiga. Come ho detto, è successa una cosa del genere a mio fratello. Il pensile di Ikea montato sul cartongesso è caduto sul televisore nuovo, distruggendo il pensile e il televisore. È stata una brutta giornata per mio fratello, ve lo garantisco. Ok, devo capire come sia accaduto. Questa povera signora, con la faccia chiaramente sconvolta, ha passato diversi giorni in ospedale dopo che il cane le ha fatto la cacca in faccia mentre stava dormendo. Porcaccia la miseria, quanto ti devo odiare il tuo cane? In difesa della bestiola, probabilmente si è dimenticata di accompagnarlo fuori a fare i bisogni la sera prima. Però direi che il cane se l'è legata alla zampa, se l'è legata molto alla zampa. Signora, avanti, è solo un po' di cacca, non succede nulla. Allora, siamo ad un parchetto, non riesco a dedurre cosa potrebbe accadere, vediamo un po'. Cane con padrone, ok? Ovviamente. Avevo un Doberman ai tempi d'oro, è arrivata anche la signora. Ah no, mi sa che quello era il figlio. Dicevo, avevo un Doberman ai tempi d'oro e quando ero un bambino, insomma, non è che ero Schwarzenegger in persona. Quindi se il Doberman partiva, più o meno, succedeva la stessa cosa. Tuttavia la situazione prese una brutta piega quella volta che liberammo il cane mentre ci trovavamo nei campi dietro casa dei miei e di colpo spunta un leprotto. Potete immaginare il povero telone con madre che inseguono un Doberman lungo i campi e il cane era concentrato interamente sul leprotto. Ah, il leprotto si è salvato, eh. Quello, i leprotti, avete presente cosa fanno? Curvano di 90 gradi all'improvviso, c'è un'abilità veramente assurda, e il cane parte dritto come un pirla, non ce la fa. Quel momento imbarazzante in cui ti sei ricordato dopo anni di ripulire i condotti di aerazione che erano slerci da far schifo e hai notato solo adesso che praticamente hai mangiato la tua stessa polvere, perché in continuazione questo sparava aria condizionata, trasportando la polvere verso il tuo cibo. Chi ha progettato sta cucina era un genio, non potevi girare i bocchettoni in direzione opposta. Peraltro, voglio dire, prendersi da sopra l'aria fredda e da sotto l'aria calda, no, non è che mi causi trombe d'aria, ma di sicuro ti pigli un brutto raffreddore. Oh mio Dio, cioè fatemi capire bene, deve essere passato probabilmente un camion che trasportava container pieni zeppi di vernice. Guarda l'auto del tizio. Ma gliel'ha ricoperta ogni centimetro quadrato. Cioè, auto dietro è a posto. Sto povero Cristo deve buttar via il jeepino. È una jeep questa, mi pare, dalla forma. Ma che sfiga assurda. A parte quanta boia di vernice non c'era lì dentro. È grosso. In effetti è grosso. Ma ha ricoperto fino il sotto. Sembra come se gliel'avessero spruzzata attivamente in ogni singolo punto. È come dire Power Wash Simulator, ma al contrario, e sei tu che aggiungi lo sporco. Aspetta, ma è una foto vera? E mi sa di sì. Ti domandi in effetti perché il cartello sia messo così in alto. In sto posto nevica talmente tanto che d'inverno il cartello lo tocchi alla stessa signora che ha fatto la foto a 6 mesi di distanza. Ayo! Quanta boia di neve è scesa? Cioè, ipotizziamo che sia alta 1,60 m. Qua sono almeno 3 metri buoni di neve, ragazzuoli, eh? Ma abbondanti, porco cane. Ok, una signora che cammina lungo un marciapiede. Potrebbe accadere letteralmente di tutto. Oddio, cosa ha visto? Oddio, cosa ha visto? Che c'è una macchina? Oddio, cos'è? Caricata così a random da un'oca che passava di là. Ammettiamolo, le oche sono completamente fuori di testa. Signora, è un'oca! Ho capito che è praticamente a piedi scalzi perché c'ha le scarpe col tacco alto. Ma gli tiro un calcione e anche a loca passa la voglia di rompere le balle. Ok, non è giusto picchiare gli animali, ma se mi attacchi è legittima difesa. La signora che tenta la fuga, aiuto! Oh mio Dio, i robot cominciano a rivoltarsi. Come potete vedere c'è il robot, quello delle consegne, il drone. Probabilmente sta anche tentando di ingropparsi il monopattino elettrico. Non so se sia amore o guerra. Mi sorge effettivamente il dubbio. Fatto sta che il robot delle consegne, il drone, sembra che stia avendo la meglio. A quanto pare gli altri monopattini si stanno tenendo a debita distanza, non si fidano. Le biciclette invece stanno guardando da un'altra parte facendo finta di nulla. No! Lo ammetto, ho sempre avuto paura che potesse capitare a me. Dai, non riesci mai a star stabile su quei cosi. E c'è sempre il furbacchione che si mette a tirare le culate per farti volare giù. Avevo sempre paura di disfarmi le gengive e i denti addosso a qualcuno o sulle sbarre di metallo. Oltre al fatto che quando cominciavi a dar colpi di culo, te lo disfavi anche tu il culo. Siamo onesti, non posso essere l'unico. Aia, ho un brutto presentimento. Guarda lì nel 2020. Giovani, contenti, felici, pucciavano come non ci fosse un domani. E questi sono loro 2 anni dopo.
le facce sono leggermente cambiate. Cioè, non sembrano neanche 2 anni dopo, sembrano 10 anni dopo. Aio! Guarda anche lei! Cioè, è una donna che ha vissuto un'esperienza traumatica, il parto, nonché la maternità. Il bambino è anche abbastanza tranquillo. Ribadisco che ho la vaga impressione che non abbiano dormito granché. Qualcuno gli adotti il bambino, presto, salvateli! Aia! Già è una pessima giornata, cioè tipo l'auto che è mezza congelata. E mo ti si è pure staccata la maniglia lì, della portiera. Aiaiaiai, cioè forse puoi aprire con la chiave, però di sicuro devi far riparare il tutto. Si vede che ghiacciando la plastica si deve essere indebolita, come spesso accade. E o l'auto è fatta proprio di M, eh? Dobbiamo anche tenere in considerazione questo fattore. Ok, non so cosa stia per accadere. Il tizio... Ah, ha in mano una bottiglia e c'è una bottiglia di Coca-Cola a lato. Okay. Oh, maronne! Vabbè! Che sfiga! Cioè, gente, perché dovete riprendervi mentre fate boiate? Qui il karma ha colpito pesantemente. Stava prendendo una bottiglia normale e la reazione catena, pumpete! Ha sparato la Coca-Cola praticamente fin sul soffitto. Ma è vero, a parte che io sono il re delle reazioni a catena, cioè tiro un cavetto e praticamente causo la fine del mondo, praticamente tipo l'effetto domino, è una roba assurda. Mi si aggrovigliano le cose le une sulle altre, il cavetto tira una roba di lì, una roba di là, e viene giù tutta la casa praticamente. Oh maronne, ammettiamolo, è una scena inquietante. Tu non hai un'alpaca, vai in cucina la mattina dopo e ti ritrovi in un'alpaca in casa. Ok, Cusco, stai calmino, ne possiamo parlare? Peraltro, scusi, quanto boia di disordine non c'ha lei in cucina? Cioè, ma porcaccia la miseria, aspetta. Ma questa è moquette in cucina? Cioè, esiste la moquette per la cucina? Quando ti cade qualcosa sul pavimento, come fai a ripulirla? È un po' come quelli che hanno il bagno col parquet. Ma mettici le piastrelle, è bello il parquet, anche a me piace il parquet, non dico nulla. Ma non in bagno dove si può rovesciare acqua e via dicendo in continuazione. Si rovina il parquet con l'acqua. Cioè, fatemi capire bene, ha nevicato talmente tanto che non solo c'è tipo 1,80 m di neve, ma la suddetta neve ha spinto sempre di più la porta e il peso l'ha sradicata. No, beh, questo deve essere il risultato di una valanga. Questo è il risultato di una valanga molto probabilmente, non può essere stata una nevicata semplice. Qui è una valanga che ha sfondato e... si è introdotta abusivamente nella casa del tizio. Non trovo altra spiegazione. Però, va che roba! Cioè, voi rendete conto quanto ci vuole adesso a spallare tutta sta roba? E devi farlo prima che si sciolga? Se no ti ritrovi mezza casa allagata ed è tutta fatta in legno ed è una casa bellissima. Eh no, dai! Ok, qua c'è un tizio su una scala che probabilmente sta tagliando un ramo o qualcosa. Sappiamo tutti che il ramo colpirà la scala? Faccio il predictone, guardalo! Vabbè, ok, in sua difesa è stata sfiga. Non potevi prevedere una cosa del genere. Il che mi ricorda che devono venire i giardinieri la settimana prossima. Io non so come registrerò i video, visto che devono abbattere 2 alberi che si trovano sulla mia proprietà e fare un sacco di lavori con motoseghe e via dicendo. Che bello essere il DeLong Gamer che avrebbe bisogno del silenzio. Che poi la maggior parte delle volte, signori, siamo onesti, è colpa nostra se la sfiga ci colpisce male. In questo caso siamo in una via con evidenti lavori in corso, come potete notare. Ci sono le ruspe, ci sono i cosi che delimitano l'area in cui metti il cemento, hanno appena fatto la colata. C'è il cono qui, anzi il cilindro con tutti i cosi catari frangenti. Ma tu ovviamente devi essere superiore e provi a passarci in mezzo, cioè è già tanto che non si sia scappottato. Mi ricorda un video che ho visto online di un tizio che inquadra una scena simile, solo che era rimasta all'impronta di un cretino che si era proprio spalmato male sul cemento fresco. Poi gira la telecamera e il cretino era lui, ma povero. Aquiloni? No, aspetta, come si chiamano quelli col deltaplano lì, come cocchio si chiama, col paracadute che devi partire via? Oddio, questo parte male. Questo parte male. Oh, ma si è giocato la colonna vertebrale, la faccia e tutto il resto. Signore, ma porcaccia la miseria. Quell'altro sta giocando con un aquilone, credo, non ho capito nemmeno io. Sì, sembra un aquilone. E c'è sempre il tizio che deve andare in modalità giga chad e via dicendo. Ma che sfiga. Quando hai invitato una marea di gente e sei l'addetto al barbecue, ma giustamente essendo anche il padrone di casa, devi occuparti degli ospiti. Solo che ti sei dimenticato delle costolette che hai lasciato sul barbecue e giustamente loro hanno deciso di prendere fuoco e quindi risolvi la situazione con un estintore.
8.000 miliardi di dollari di carne buttati via. Ecco, questo è il mondo che ti odia. Allora si è scatenata una bruttissima tempesta e il tizio è stato costretto a passare la nottata in ufficio. Il giorno dopo si è placato tutto e ha deciso di ritornare a casa perché era stata una notte difficile. Questa è l'unica strada che gli permette di ritornare a casa. C'è un corso d'acqua, cos'è? Non so se già passasse un corso d'acqua. Fatto sta che c'è stato uno smottamento e... mi sa che è meglio che torni in ufficio, Ciccio, torna a lavorare direttamente, tanti saluti. Ma potrebbe andare peggio, potresti essere una madre che ha deciso bene di trasportare una torta senza la benché minima protezione e all'improvviso ha inchiodato. Questo è il risultato, vi giuro, c'ho una voglia di torta in questo momento, non mi frega se è spalmata sui sedili, ma io ti lecco anche i sedili, Maronne, un nuovo feticismo, no? C'è già come feticismo, ma insomma ci siamo capiti, ma dai... c'ho una voglia di torta assurda. E poi c'è gente che cerca di diventare famosa mentre è ubriaca e giustamente fanno la challenge: mi ubriaco e mi metto 100 magliette addosso. Come cavolo? No, cioè, a un certo punto non penso che tutte le possa neanche più rimuovere. Perdi completamente il controllo di alcune articolazioni, muscoli. Non puoi, non li puoi più muovere. Sì, mi piace che la signorina sembra che abbia un corpo gigantesco e la testa minuscola. Probabilmente il cervello è minuscolo, ma lasciamo stare che è meglio. Oh no, però bisogna dare ragione agli operai. Giustamente loro dovevano iniziare i lavori e... hanno iniziato i lavori. Non so come il tizio possa recuperare la propria auto. Questa è una bella domanda. Beh, di sicuro ti parte il multozzo, perché penso sia giusto un attimino contro il codice. Ti lasciano i cartelli che ho scritto liberare la zona per via dei lavori in corso. Lo si nota, c'è scritto, ma dai. Però è bellissimo che gli hanno lasciato l'isoletta praticamente. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questa reaction vi sia piaciuta. È sempre difficile trovare i contenuti che non mi facciano bannare i video da YouTube. Oddio, questa volta sono andato un po' a livello più estremo, eh. Un minimo di rischio lo sto correndo. Ti prego, bot o qualunque altra persona di nazionalità non meglio specificata che controlla i video, siate magnanimi, devo arrivare a fine mese pure io. Come dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti venite mozzicati male male da una tartaruga e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!